Ma quanto sono appiccicosa! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Appiccicosa io, affatto, non parlavo di me, parlavo dell'argomento del video. Oggi infatti tratteremo delle colle, i diversi tipi di colle, l'universo della colla, l'universo dell'appiccicaticcio. Bene, svegliamone i segreti e vediamo quali sono le colle adatte per ogni tipo di utilizzo. La colla numero 1, quella che vedete usare sempre da Arte per te, è la colla vinilica. La colla vinilica è una colla biodegradabile quasi del tutto, una colla che serve soprattutto per incollare le carte, i legni, i compensati. È una colla che si presenta con il suo tipico tono bianco latteo, tipo yogurt, diciamo così, molto densa. Ci sono diversi tipi di colle viniliche, ci sono le colle viniliche per legno, per carta. In cosa si differiscono queste? Si differiscono nel potere adesivo e quindi anche nel grado di densità delle colle stesse. Questo fa sì che ogni colla abbia una reazione diversa a seconda in cosa la usiate. Capita spesso, specialmente nelle paste modellabili, che si usino le colle viniliche e che il risultato non sia lo stesso. Bene, quello dipende dalla concentrazione e dalla densità della colla. Per rendere una colla troppo forte, un po' meno forte, basta aggiungere un po' d'acqua. La diluizione con l'acqua al 50% darà vita a un secondo tipo di colla che si chiamerà colletta. Diciamo che tutte le colle diluite con appunto il loro medium, il loro diluente, danno vita a una sottospecie di colla che si chiama colletta. La colla vinilica è una colla che è solubile in acqua, è una colla acrilica, quindi darà vita a un film plastico facilmente, se vi rimane in mano, removibile a mo' di pellicola trasparente, ed è una colla che viene rimossa, come la stragrande maggioranza delle colle, con l'acetone. Seconda colla usata su Arte per te è l'attaccatutto, ormai si chiama Block. La differenza di nome sta nel fatto che prima era prodotta da un'azienda che ormai è scomparsa e adesso viene prodotta da un altro. L'attaccatutto è una colla acetovinilica, quindi a base di acetone e vinavil, diciamo così in soldoni. E quindi cos'ha? Ha un potere adesivo a lungo raggio e gommoso che è dato dal potere della vinavil. È un potere invece di cristallizzante, un potere quindi adesivo molto veloce e che evapora molto velocemente, quindi fa sì che il collante agisca in tempi brevi, date dalla parte di acetone, diciamo così. Allora, questa colla è una colla, a differenza della vinavil, un po' più tossica, molto più residuosa, non è biodegradabile, è altamente tossica anche per le inalazioni. Non vi mettete lì ad inalare i vapori di questo tipo di mastice, perché proprio di questo tipo di colla, perché proprio non va bene. È una colla irritante, se va negli occhi può bruciare. Non è una colla adatta ai bambini, cosa differente invece per la vinavil. Della colla acetovinilica ce ne sono varie specie. Io uso sempre la attaccatutto perché ha quel margine di tempo che permette di lavorarla. Le colle acetovinili possono essere anche molto più diluite, sono quasi tutte le colle trasparenti, quelle che vengono date con beccuccio, ci sono della Prit, di qualunque marca, insomma. Però quelle, a differenza di questa, hanno un meno rapido potere essiccante e quindi ci stanno di più. Io per i lavoretti utilizzo questa perché mi sbrigo in un attimo. Anche questa si rimuove con l'acetone, vi dovesse rimanere qualche residuo in mano, però siccome è composta anch'essa di acetone, state tranquilli che se vi va sullo smalto ve lo toglie, se siete donne, o se avete delle ferite vi brucerà in maniera pazzesca, quindi non fatela andare sulle ferite. Questo tipo di colla, a differenza delle colle scolastiche, tipo quelle della Prit, nei tubetti, negli stick, vi metto qua in giro le foto di quello di cui sto parlando, ha un potere adesivo veramente alto, riesce ad attaccare qualunque tipo di materiale insieme, legni, metalli, ferri, ceramiche, insomma, è veramente, veramente forte.
Per le ceramiche esistono invece, per le ceramiche, i cotti, tutte quelle materie porcellanose che vogliamo riaderire, le colle bicomponenti. Le colle bicomponenti sono formate da due parti, da due tubetti di solito che vanno miscelati insieme. C'è la parte collante e la parte di attivatore del collante. La colla bicomponente per eccellenza che usano i restauratori in generale si chiama Sintolit, altamente tossica, dei fumi di vapore veramente allucinanti, quindi da maneggiare con molta molta cautela, meglio con la mascherina. Se siete incinta statene lontani, se siete malati di asma, se soffrite di asma o di malattie respiratorie, neanche ad avvicinarsi allo scaffale. Però quello che voglio dire, se vi si rompe un piatto di pregio, un bel vaso, il Sintolit è la colla che fa per voi. Le colle scolastiche si dividono in colle in pasta, molto spesso amidose, diciamo così, che sono quelle che si presentavano come la vecchia coccoina, ve la ricordate? Che oggi invece si presentano in stick come la Prit, e in quel caso quelle servono per i collage, per attaccare la carta, sono utilissime perché hanno un substrato appiccicoso, però nello stesso tempo si asciugano in maniera molto veloce ed evitano il raggrinzimento della carta, perché hanno poca acqua al loro interno. Cosa diversa è la Vinavil: se la usate per fare un collage, per esempio, e la passate dietro ad una carta, tenderà a farla raggrinzire. Quindi cercate di scegliere la colla giusta per il materiale giusto. Per la carta diciamo che le colle in stick sono le colle preferibili perché hanno il giusto grado di umidità che anche le grammature più sottili riescono a sostenere. Mentre una colla che mi fa impazzire, che è uscita relativamente da poco, è la colla a nastro. La colla a nastro permette di fare dei lavoretti di crafting di grande, grande, grande precisione. Permette di tracciare delle linee drittissime senza sbavare a destra e a sinistra. Che vi devo dire, certo, costa di più perché c'è tutto l'ambaradan del mouse che la tiene, la colla a nastro ha un procedimento industriale molto più lungo, ma è utilissima per i piccoli lavoretti di precisione e di crafting. Non sporca, è facile da usare ed è senza residui. Altra colla utilissima, specie per l'hobbistica, è la colla a caldo che si usa con l'apposita pistola. Ce ne sono di vari tipi, c'è anche glitterata volendo a borro, però c'è. Ci sono anche i vari tipi di pistola. Io vi consiglio, una volta che dovete spendere dei soldi, di comprare una pistola professionale per colla a caldo. Costa leggermente di più, ma roba di 3-4 euro, però vi dura per tutta la vita. La colla raggiunge una temperatura di fusione tale da essere una colla affidabile, e le stecche così sono anche universali, perché ci sono delle pistolette piccole così che hanno bisogno della loro mini stecca, insomma. Siccome poi quando si usa si consuma anche velocemente, comprare la busta da 100 stecche è sicuramente più conveniente che comprare la bustina hobbistica da 10 stecche che costa un botto. E allora la colla a caldo per cosa serve? Per far aderire, e ascoltatemi, aderire, non appiccicare, due superfici. Allora, se sono delle superfici plastiche, se sono anche delle superfici levemente porose, questa sarà utilissima. Per la stoffa, quando serve per decorazione, è molto utile perché la stoffa permette alla colla a caldo di entrare all'interno della trama e aderire bene con il suo tessuto e rimanere aggrappata. Se invece attaccate, che ne so, un quadretto su una mattonella, state certi che con l'umidità, l'infiltrazione di aria, la colla a caldo da una parte si staccherà, perché la colla a caldo non si fonde, non ha una componente collosa, ma rimane aderita quasi per potere di ventosa di quella plastica che si forma da una parte e dall'altra. Quindi se la superficie è troppo liscia, col tempo prima o poi si staccherà, anche se è molto molto comoda. Ultima colla in questo in questa carrellata che voglio menzionarvi è la Mille Chiodi. La Mille Chiodi è una sorta di colla malta, diciamo così, è un collante misto ad uno stucco che serve proprio per far aderire delle cose pesanti da una parte all'altra, dei mobiletti, delle mensole, e tiene molto molto bene. Io l'ho provata, però la trovo perfetta anche per dei piccoli lavoretti dove voglio controllare il gocciolamento, dove voglio mantenere una salda adesione e dove magari devo appiccicare due pezzi di legno o un pezzo di legno o un pezzo di plastica.
superfici diverse, regge una miriade di superfici e soprattutto dove si richiede alla colla, oltre che l'adesione, uno sforzo fisico, proprio lo sforzo di tenere su un peso. La mille chiodi è ottima. Di tutte le colle di cui vi ho parlato, anche dell'attaccatutto che si asciuga in pochi istanti, in realtà il processo chimico di assoluta essiccazione è nelle 24 ore. Diciamo che l'attaccatutto nelle 6 ore è bella che salda chimicamente, però voglio dire che le colle hanno un minimo di mezz'oretta per attaccarsi, per vedere il risultato attaccato, ma poi completano l'asciugatura anche interno, quindi i legami chimici al loro interno, nelle 24-48 ore successive. Di conseguenza, se andate a appoggiare una mensola con una mille chiodi, io non lo farei proprio per idea di collante, però se voi lo fate perché loro lo suggeriscono e la regge, i pesi su quella mensola non li mettete entro le 24 ore, ma lasciate fare in modo che il tutto si assesti molto bene. In realtà nell'hobbistica la fretta è un po' una cattiva consigliera, quindi utilizziamo le colle con raziocinio, vinavil, perlegno, carta. Ricordatevi che bagna i tessuti perché ha una componente acquosa molto forte, aceto vinilica, tutti i componenti tranne i componenti plastici perché li scioglie, perché l'acetone scioglie la plastica. Mille chiodi, tutti i componenti che richiedono anche uno stress fisico, reggere una pesantezza. Le colle ad amido, tutte le componenti che non si vogliono bagnare, su cui non si vuole portare troppa umidità, non ricorrendo all'aceto vinilica. E poi le nuove colle, tipo la colla a nastro, che sono delle colle pulite, però per spessori molto sottili, e carta. Poi ci sono anche le colle naturali, quelle vengono usate nel restauro, c'è la colla di coniglio, la colla di bue e la colla cervione. Queste sono colle che servono, c'è anche la colla di pesce, ce ne sono tantissime, ma sono colle che servono per gli incollaggi forti di legno, di tele, e sono delle colle naturali. Si usano delle colle naturali perché non hanno nessuna variazione chimica nella connessione con altri materiali di restauro. Molto spesso quando parlo di queste colle mi chiedete: ma non posso sostituirla con un altro adesivo? Non voglio usare una colla animale perché il mio spirito eco bio me lo vieta. In realtà in questa frase che voi molto spesso mi dite c'è un controsenso alla base, e voglio spendere due parole per questo. Innanzitutto, le colle animali non vengono prese da animali vivi, ma gli animali sono animali presi, catturati per altra cosa, per il macello molto spesso, e poi gli scarti di queste povere bestie vengono portati alla lavorazione delle colle. Sono colle che rientrano in un sistema ecologico. Certo, è crudele pensare, sarebbe crudele uccidere un coniglio, un bue per fare una colla, ma non stiamo parlando di questo. È un modo, secondo me, per non buttare quei poveri animali, ma per usarne la loro essenza e renderli eterni all'interno di un'opera d'arte, perché senza il loro contributo tutto questo non sarebbe possibile in una maniera così pulita, così eco e così sostenibile come invece facciamo. L'utilizzo dei mastici, tornando al discorso eco-bio, è un utilizzo, chi è verde non dovrebbe usare nessun tipo di colla, perché a parte la vinavil l'impatto ecologico delle colle è fortissimo, è petrolio, è plastica, è acetone, è lo schifo puro buttato in quei tubetti, ma che servono per moltissime attività del nostro quotidiano. Quindi le colle per chi ha un animo verde, secondo me, sono proprio la vinavil e le colle naturali. È paradossale certe volte se ci pensate, ma è così. E poi naturalmente, sempre per chi ha un animo verde, gli amidi. Gli amidi sono per esempio la colla di riso, sono le colle che servono per una buona adesione per delle carte da parati, ma servono, ma hanno un potere di adesione molto forte. Servono per substrati sottili come ad esempio appunto le carte, al posto della colla dei mastici per appiccicare bigliettini o quant'altro potete tranquillamente usare la colla di riso. Ha una buona tenuta, non vi abbandonerà assolutamente e assolverà il suo ruolo di colla. Sono più costose ovviamente e naturalmente vengono vendute in chili, quindi non vengono vendute in piccole quantità. Ma se uno vuole avere un occhio attento anche all'ambiente, basta pensarci, la soluzione si trova.
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia un pochettino chiarito le idee nei metodi di utilizzo delle differenti colle. Per qualsiasi domanda mi trovate sempre a vostra disposizione, o qui sotto il video o sulla mia pagina Facebook, in cui vi aspetto volentieri anche per scambiare delle chiacchiere in libertà. Se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su e noi ci rivediamo al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, buon'estate!